disgraziati, cosa avete fatto? Non avete capito niente! Io lo facevo per voi, per salvare la vostra pelle! Se seguivate il mio ordine, pazienza, morivo soltanto io male da poco! Un colonnello in più, un colonnello in meno, non importa! A Roma di colonnelli ce ne sono tanti! E adesso che cosa avete concluso? Che ci fucilano tutti, va bene? Siete contenti? Eccoci qua! Compagnia! Attenti! Allora! Questa volta comando io, fratelli d'esecuzione! Maggiore! Per me basta una pallottola soltanto! Per questi due, perché sono cretini! Silenzio! Still stand! Instantly in! E... an! Maggiore! Io ho avvisato di andare in questo ordine. Vi leggio ai nostri mani. Siete circondati da truppe inglesi. Colonnello! Qui! Questa volta ho visto molto brutto, vero? Signor colonnello! Colonnello, non ho parole per ringraziarla. Lei è la seconda volta che mi salva la vita. No, no, no. Io ho fatto solo mio dovere in operazioni militari. Io ho salvato lei per caso. No, 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 no. Lei dice così perché non vuole ammettere di essersi affezionata al suo nemico. Noi non più nemici ora. Lo so, noi ci stimiamo reciprocamente. Sono quei fedendoni. Che volevano farmi la pelle e dire che sono i miei alleati. I tedeschi? Non più vostri alleati. No, no. Non ho capito. I don't send. Oggi, 8 settembre, maresciallo Badoglio, insieme inglese, francese e americano, firmato armistizio. Ma allora la guerra è finita! È finita la guerra! No, 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 no. Facci mai. Noi ora combattere guerra insieme, contro quei porci, come voi dite. Yes, all right. Sergente Maggiore Guaglia! Comandi, signor colonnello. Avete sentito? Signor sì. Ordinate ai vostri uomini di riprendere le armi. Signor sì. Sorry, General. C'est la guerre. Corporal, take these gentlemen to headquarters. Sarge. Take these. Follow the corporal. Colonnello DiMaggio! Eccomi! Colonnello, sa cosa le dico? Che io al suo fianco cobelliggerò volentieri. Anche io contento cobelliggerare con voi. Grazie. A proposito, so che lei ci teneva tanto. Ah, grazie tante, grazie tante. Sa. Ma come? Io l'ho conservato come una reliquia e lei l'ha butta così. Io ho promesso che se è arrivato in tempo a salvare voi, non avrei più fumato pipa. E poi dice che mi ha salvato per combinazione, eh? Ora però non c'è da perdere tempo. Voi ed io dovrei unire i nostri forze e prendere tutta zona prima dei tedeschi. Ok, e la conquisteremo. Ah, bravo, voi hai imparato il signor Vittorio. No, 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 no. Io volevo domandarle, prima di metterci in marcia, potrei, capirà, sa com'è, mezz'ora davanti a pronto d'esecuzione, ognuno nei miei calzoni, nei miei panni. Urgente? Please. Sì. Thank you! Sergente Maggiore Guaglia! Comandi, signor colonnello. Sapete dov'è quella? Sì, in fondo a sinistra.